Quando comincia la sua attività, il suo lavoro, l'apprendistato, come si è avvicinato all'arte della maiolica, della Allora, ceramica? le cose sono andate così, voglio dire, dopo il periodo bellico, io sono nato nel 1940, e dopo aver ottemperato a quelle che erano le scuole dell'obbligo di allora, l'amicizia verso una persona che mi era sempre stata vicina e con la quale ero cresciuto, voglio dire, nella mia infanzia, che si chiamava, lo posso dire questo, Donatello Ceppodomo. Questo signore, voglio dire, lavorava come tornitore in una ditta di ceramica che era di fronte alla nostra casa, alla casa dove sono nato. E proveniva da un paese, voglio dire, in provincia di Arezzo, che si chiama Migliari. E ho seguito lui e dietro anche il suo volere mi sono accostato a questa ditta di ceramica che mi ha assunto in quel periodo lì, anche se era un periodo difficile, insomma, voglio dire. Quindi E parliamo del dopoguerra, insomma, parliamo del fondamentalmente. dopoguerra, del 1953. Io mi sono definitivamente, voglio dire, affidato a lui, e fino dal 1955 in poi, insieme a lui abbiamo avuto tante avventure. Io lo aiutavo nella ricerca delle argille, nelle cotture del forno, che in questa ditta era lì presente. Il forno allora non era come quelli di oggi, era legna. Insomma, abbiamo vissuto molti anni insieme, fino ad arrivare al 1972, che un po' per cambiare ambiente, un po' per fare le mie cose che avevo intenzione di fare, mi sono staccato da questa azienda e ho aperto uno studio. Ho iniziato a produrre dal 1 gennaio del 1973. Chiaramente, sotto il profilo artistico, la prima cosa che è intervenuto la continuità di un mestiere. Tengo a dirlo che io non avevo mai lavorato fino a quel momento al tornio. Comprai il tornio e da lì mi misi a fare, vuol dire, tutto quello che avevo intenzione di fare. E le prime cose, come sempre succede, sono la costruzione di piccole cose per poter incassare un po' di denaro, per dare continuità all'attività e così via. E da qui nel 1900, mi sembra 74-75, iniziarono per me le prime mostre. Ne feci diverse, ma quella più importante di quel periodo era la mostra alla Fortezza Medicea di Montepulciano, che era ai primordi anche quella. E lì poi, al di là dei riconoscimenti che venivano dati per la produzione che avevo portato, ci fu una medaglia d'oro la prima volta. Poi le mostre io ne ho fatte tante, le ho fatte a Firenze da solo, le ho fatte poi insieme a altre persone, che quando interveniva, voglio dire, anche alla mostra dell'artigianato a Firenze, era un discorso di connubio. C'era un amico che si chiamava Domenico Zappalorto, che ora è scomparso, è passata miglior vita purtroppo, e lui portava i mobili e io tutto quello che era l'arredamento di soprammobili con le mie ceramiche. Quelle fatte in Inghilterra furono delle mostre che ebbero anche una grande difficoltà organizzativa. Parliamo del 1985. Del 1985. A Monte San Savino, un suggestivo angolo della Toscana, le maioliche le fanno dal tempo dei Romani. L'artigianato qui si lega a una tradizione e ad una cultura che annoverano tra i protagonisti Andrea Sansovino e i Della Robbia. Per
Il sansavinese Giuliano Arturi continua la tradizione della maiolica con una ricerca originale nelle forme della tecnica di cottura e nei colori. È di questi giorni la sua personale alla Galleria Etis di Londra, dove le sue forme hanno raccolto molti consensi. Allora, le mostre che fece in Inghilterra furono di difficile organizzazione, ritornando su questo tema, perché la burocrazia è una cosa micidiale di Stato italiano e anche di Stati esteri. Loro, quella che gli interessa esclusivamente è il riscuotere la gabella o la tassa messa su queste manifestazioni qui. A quel tempo c'era solamente la Banca d'Italia, che con la fiduzione dava la garanzia. E allora i permessi della Banca d'Italia, i permessi del Ministero dei Beni Culturali, con tutte le implicazioni interne che ci sono in questi meccanismi. E a quel tempo lì, accade questo per quanto riguarda queste mostre. Ebbero successo, io ricordo, perché le cose che io proposi erano quelle che io le definisco, erano il mio ultimo stadio di produzione. Abbandonato il discorso dell'artigianato, della produzione massiva, capito? Anche le piccole cose che proponevo, realizzate da me, erano uniche anche se piccole. Certo. In più c'era la ricerca. Ecco, come era arrivato alla definizione dell'idea, della la forma? La definizione dell'idea è una cosa che secondo me è stata anche costrittiva, perché lavorando da soli, come io ho sempre fatto, mi resi conto di avere anche un potenziale espressivo, con una conoscenza profonda anche di quello che era il mestiere. Perché poi lei negli anni ha iniziato anche a documentarsi proprio dal punto di vista anche storico, chimico. Continuamente, sì, perché in uno studio, in un laboratorio, quando arriva il visitatore, che può essere il turista, può essere il commerciante, può essere qualunque persona, queste persone provengono da tutto il mondo, certo. Non è che è legato solamente a una piccola porzione di territorio, provengono dappertutto. Allora certo. Nello studio venivano a volere, io li chiamavo gli aficionados, come dicono in Messico, perché sono le persone che, avendo anche, non dico il pallino come si dice in Italia, ma La passione per di collezionare, di portare a casa qualche cosa del territorio che loro stanno visitando. Allora, la clientela è una clientela anglosassone la mia. Quindi parliamo già di un target di persone particolari, con gusti... Di persone particolari, che amano l'arte, che amano l'espressività e le capacità anche dell'uomo, delle persone. Per questo la maggior parte della produzione mia è in Germania. O in Francia o in Inghilterra. Ecco, tra l'altro mi aveva detto che spesso torna questo termine del collezionismo, della ricerca delle cose belle. I suoi lavori spesso sono finiti, anche proprio nell'epoca in cui li creava, già nell'antiquariato. Ci sono già, erano già, oggi lo chiamano modernariato, capito? Erano già sui, perché essendo tanto rari, cioè producevo anche lavorando tutti i giorni, 8-10 ore al giorno, quello che uno vuole, quando c'era necessità anche di più, ma una persona sola che può produrre, certo. In confronto a quello che possono produrre 10 persone. In una catena di produzione? In una catena di produzione, allora molte volte sotto questo profilo ho anche scritto che è pubblicato che vengono definite ditte artigianali, nel nostro paese, che è l'Italia, delle manifetture che nulla hanno a che vedere con l'artigianato, certo. Perché pur essendo anche piccole, con poco personale, ma l'impronta di produzione è una produzione di massa, adoperando macchinari, adoperando tutto quello che è necessario per produrre quantità. Certo. L'artigianato è un'altra cosa, ecco. L'artigianato è creatività. Se, ipotesi, voglio lavorare su una sfera, chiaramente una sfera, come fanno moltissimi anche oggi, moltissimi scultori, ci sono nomi a livello internazionale, che vengono rammentati, che lavorano non in ceramica, ma lavorano in fonderia, con la tecnica della cera aperta e così via, moltissimi scultori, chiaramente si fa una sfera, in un laboratorio di ceramica si fa una sfera, ne fa una sola, è finito tutto.
voglio dire, perché non ci si può accontentare di questo. Importante anche per me era questo, di raggiungere sull'oggetto la finezza, le sensazioni di finezza, le sensazioni di eleganza, la godibilità, la pulizia degli smalti. Per questo voglio dire, e come ho detto già altre volte, ero arrivato al punto che lavoravo solamente con le linee, avevo abbandonato quello che veniva definito classico, voglio dire, dipingere fiori e così via del tutto, lavoravo sulle monocromie con l'apporto della creazione sull'oggetto, che sia stato grande o piccolo, del bassorilievo. Ok. Il bassorilievo che chiaramente ha un grande impegno sotto il profilo anche di costruzione. Ecco, oltre a questo però, poi lo vedremo in un secondo tempo, anche il lavoro di cottura, no? Certo. E di coloritura dà ai suoi lavori un aspetto diverso, ma poi anche eterno, perché sono oggetti indistruttibili. Sono indistruttibili, a meno che non subiscano delle disavventure, è roba che dura secoli. Certo. Tanto è vero che in alcune occasioni che mi è stato chiesto di intervenire, anche per quanto riguarda l'insegnamento alle scuole dell'obbligo, ai bambini, ai ragazzi, io ho sempre detto che, e soprattutto come raccomandazione anche alle insegnanti, che una volta la scuola italiana aveva delle sensibilità, voglio dire, che aveva introdotto all'interno del proprio nucleo, in alcuni luoghi, il forno, aveva introdotto, e credo che sia stato fatto anche qui, in Monte San Savino, dove io sono nato. Io mi sono sempre raccomandato a loro, non dovete demordere, insegnate ragazzi, non dico per quello che vi è possibile, le tecniche della lavorazione delle argille, perché l'arte, come si chiama oggi, più antica che l'umanità ha potuto fare, perché voglio dire, se noi vogliamo leggere i secoli, non solo i secoli, ma i millenni passati, voglio dire, il vaso, è proprio il concetto, è quello, perché il legno si deteriora, e anche i metalli al di fuori dell'oro si deteriora. La pittura non ne parliamo, quello che rimane, voglio dire, l'argilla è la cosa più antica del mondo. Io invece ho prodotto, sotto questo profilo qui, solamente maioliche, e voglio dire, e il cotto è molto bello, perché alcuni pezzi sono in cotto, perché dà una godibilità, voglio dire, poi soprattutto nella Toscana. Beh, certo, e anche come cultura. È tradizione, insomma. E per tradizione, che è bellissimo. Ho dovuto però sempre, perché i miei sogni erano completamente diversi, per ragioni anche economiche e di spazio, ho dovuto sempre costruire degli oggetti intorno ai 55 cm massimi di dimensione. Questo per via del forno. Certo. Perché avevo quel forno di quella dimensione lì. Se io come... Che tuttora conserva? Conservo ancora. Se io avevo però come intenzione a livello personale di produrre modulari anche di alcuni metri, però mi servivano delle macchine completamente diverse, più grandi, e non ho mai avuto la possibilità di poterli realizzare. Secondo lei è cambiato, cioè la stessa idea di mostra, di esposizione, è cambiata da allora rispetto ad oggi? È cambiata perché prima le esposizioni, voglio dire, secondo me, nel passaggio... Beh, certo, lei le ha vissute, quindi... Io le ho vissute. Nel passaggio dalla società patriarcale a quella di oggi, voglio dire, ancora nella società patriarcale fino a un certo momento, l'opera d'arte, anche se piccola, era apprezzata. Certo. Era apprezzata e veniva acquistata, perché anche la persona più semplice, non era necessario che fosse una persona, voglio dire, di alta classe a livello sociale oppure del ceto medio, ma anche la più semplice ambiva ad avere in casa un oggetto d'arredo particolare che lo poteva guardare e se lo teneva caro. Certo. Oggi secondo me, posso anche sbagliare, ma con la società di oggi e poi negli anni 2000 e 2012, voglio dire, come in questo momento, secondo me è cambiato il concetto di vivibilità della casa.
Le case erano era la zona dove si riuniva la famiglia, dove la sera i figli, i genitori. Oggi invece è cambiato tutto. Le cose sono durate fino al 1985-86, sì. Da allora è cambiato radicalmente tutto. Era in crisi il ferrobattuto e non c'era più gli ebanisti non c'erano più, che facevano delle belle cose. Tutto questo clima. E basti pensare qui alla terra di Arezzo con quello che è successo con loro, no? No comment. Ecco, maestro, da qualche anno lei si è ritirato in questo oasi felice dove ha portato dietro il suo lavoro, la sua attività. E adesso quali sono le sue aspirazioni, le sue ambizioni? L'aspirazione è quella, voglio dire, di non mostrare solamente, attraverso anche le ultime manifestazioni che, come ho detto, sono state fatte ora nel 2008 e così via, sperando anche di vendere qualcosa.